La terza è indubbiamente la declinazione più corposa e più complessa per due ragioni. La prima, essa comprende moltissime parole ad altissima frequenza, come per esempio i nomi legati alla famiglia. E, seconda ragione, è caratterizzata dalla varietà delle uscite del nominativo singolare. A differenza della prima e della seconda declinazione, non esiste una desinenza specifica per il nominativo singolare. Esiste invece, elemento utilissimo e indispensabile, un'unica forma per il genitivo singolare. Tutti i nomi della terza declinazione al genitivo singolare escono in -is. Staccando la desinenza del genitivo singolare, come vedremo, è possibile risalire al nominativo singolare. La terza declinazione comprende nomi maschili, femminili e neutri che, facendo nostra la schematizzazione proposta da Donatella Puliga nel manuale Levitas in latino con noi, possiamo suddividere in due grandi categorie. La prima categoria, che indicheremo con la lettera A, è quella dei nomi con tema in consonante. All'interno della prima categoria distinguiamo due gruppi di nomi in base al nominativo. Il primo gruppo è formato dai nomi con tema in consonante e nominativo sigmatico, per esempio Dux Ducis, Miles Militis, Etas Etatis, Tempus Temporis. Il secondo è formato dai nomi con tema in consonante e nominativo non sigmatico, senza la S, per esempio Timor Timoris, Homo Hominis, Flumen Fluminis. La seconda categoria, che indicheremo con la lettera B, è quella dei nomi con il tema in vocale, tema che, come ho spiegato in un video sull'argomento, è di fatto materialmente visibile solo al genitivo plurale, che esce in -ium.